dormono i giogiottini. I giogiottini dormono che sono una meraviglia. Oh, si sta svegliando il mio cucciolone. Classico russo, ti voglio bene. Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Lux Grumble e oggi voglio parlarvi dell'uva. Per tutto il periodo del video l'ho appoggiato un attimo dietro perché siccome è uva della varietà Italia è molto molto delicata, quindi tenermela così sarebbe sprecata e andava a pezzi. Allora, prima cosa devo ringraziare mia cugina Natasha, io un grandissimo bacio, ciao, che mi ha regalato questa bellezza della natura. Davvero io sono felicissima. Infatti come ha aperto il frigo e mi ha detto: ho una cosa per te, oddio come vedo il cibo, mi ha subito immediatamente fatto un biglietto per il paradiso. Veramente grazie, grazie, grazie. Poi sono molto felice perché siccome si sta sposando, sta organizzando tutti i preparativi per il suo matrimonio, io gli faccio i migliori in bocca al lupo, che tutto vada bene, e non vedo l'ora che arrivi il giorno per divertirmi anche. Io ho ancora tanti tanti baci, ma ora parliamo dell'uva. Come sapete, nella mitologia greca, Dionisio, come lo vogliamo chiamare, Bacco, era il dio dell'uva, dei vitigni, della vite, insomma del vino in generale, e furono i greci i primi a coltivarla, a coltivare le viti, a fare vinicoltura, insomma, e grazie ai greci e alla loro venuta qui soprattutto in Puglia, a quanto pare siamo i migliori a far vino, a far uva, sia uva da vino e uva da tavola, e questo qui è veramente un nostro grande pregio pugliese. Io sono veramente onorata, anche perché in passato, quando ero piccola, più giovane, più ragazza, io sono andata a lavorare l'uva come molte ragazze della mia età, anche per poter guadagnare qualcosa l'estate per poi usarlo l'inverno, che da noi esisteva praticamente questa usanza. Come le formiche, si lavorava d'estate e d'inverno si consumava. Questa bellissima usanza invece ai romani è arrivata agli etruschi. Praticamente sono tramandate un sacco di metodi, soprattutto nella fermentazione del vino. Io vidi una volta un documentario dove il vino lo facevano fermentare nelle giare di terracotta e sotterrate nella terra. Però i greci ci hanno insegnato la fermentazione, insomma il mosto, la mostatura, quindi lo schiacciamento dell'uva per poter fare il vino. Ma io parlo di vino, ma con l'uva si può anche cucinare, si possono fare succhi, si possono fare dolci, si possono fare marmellate, conserve, uva, la famosa uva allo spirito. Ma non solo, io con l'uva ci faccio pure i secondi, sì, la utilizzo per fare una salsa all'uva per accompagnarla nella bistecca di manzo, con la bistecca di manzo o magari con cioè fatta ai ferri, oppure con il petto di pollo fatto ai ferri e miele, limone e miele. È molto, veramente molto 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 succulenta. Ma di che parliamo? L'uva è un alimento veramente buono e ottimo, non solo per la sua vite, perché a quanto pare del ceppo, della vite, delle foglie, anche le foglie, se però bisogna stare attenti per le potature, i veleni, i trattamenti che usano i contadini per poter far crescere, far maturare quest'uva,
Le foglie di vite, soprattutto a Roma, usano cucinarle, ma come? Ad involtino. Io so che fanno gli involtini, li ho mangiati e sono squisite. Sono buonissimi gli involtini di foglia di vite. Insomma, sembra proprio che di un alimento, cioè riscopriamo sempre questi alimenti dove non si butta mai niente, è buono tutto, insomma. Ma l'uva che cos'è? Tutti dicono è un frutto, no, ma a quanto pare è una bacca. L'uva praticamente è fatta di acini e poi c'è il raspo. È una bacca, forse da questo deriva il nome Bacco, il dio Bacco, ma chi lo sa? Indagherò perché lo sapete che io sono curiosa. Come vi dicevo prima, esistono vari tipi di uva: uva fragola, uva regina, uva paglieri, uva nera, black glove, red glove, di tutto di più. Appunto, una piccola precisazione: la red glove è quella mutata dall'uomo. Praticamente sono grappoloni grossi così, veramente, arrivano veramente tanto, sui 50-70 centimetri, sono mutati dall'uomo. L'uomo. Sono grossi anche gli acini, veramente quasi grossi quanto una noce, e quella è stata mutata dall'uomo. Perché hanno fatto quest'uva? Perché l'uva contiene veramente molti zuccheri, infatti è sconsigliata per i diabetici. E per questo l'uomo ha ideato questa Red Globe, un'uva ideata, cioè con ridotto zucchero all'interno dell'acino, e quindi si può consumare liberamente. Infatti, la Red Globe di solito non sviluppano, almeno qua in Puglia, quello che ho notato, non ne sviluppano molti, molti, molti tendoni di Red Globe, ma uno, massimo due, ogni magari uva Italia, uva Regina, uva Noce o altro, perché di solito è destinata agli ospedali, alle strutture, o destinata soltanto ad un cliente, ad un pubblico con esigenze particolari come il diabete. Ma l'uva non contiene soltanto zucchero, a quanto pare contiene una grande quantità di vitamina A, B e C. Contiene anche sali minerali come ferro, magnesio, potassio. Infatti, chi è stitico viene consigliato il consumo. E non solo, l'uva viene anche usata non solo uva da tavola come frutto, come mangiare un ottimo alimento per la merenda, ma anche sui cosmetici. Ormai è classico usare la frutta e la verdura per creare dei cosmetici bio. Ed inoltre viene i suoi acini propriamente spremuti oppure poggiati, ma sempre alla metà, sono un ottimo rimedio per l'herpes, sì, per l'herpes al labbro più che altro. Una piccola curiosità che voglio darvi è che l'uva per 100 grammi corrispondono a 69 calorie. Insomma, l'80% è fatto tutto di acqua, il 17% tutto di zuccheri e il restante tutto potassio e magnesio, oltre alle vitamine ed altro. Parlando delle varie varietà che ritroviamo non solo in tavola, ma anche da vino, abbiamo veramente un catalogo veramente abbastanza vasto. Tipo, da noi, da me, in Puglia, si coltiva un tipo di uva veramente particolare, buona, e a quanto pare è anche certificato DOP. E parlo dell'uva primitivo, cioè dove si fa il vino primitivo. E in particolar modo parlo quello lì delle terre di Manduria. Non solo. Come uva da vino troviamo la Malvasia e molti altri vini anche bianchi, ma non solo, oltre a quelle da tavola troviamo veramente molte 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 varietà. La mia preferita è l'uva Italia che avete visto, che sa che mia cugina veramente mi ha fatto veramente un grandissimo regalo, perché sa che
l'adoro e poi perché l'acino profuma in bocca, è veramente molto, molto preziosa. Ma come varietà amo anche l'uva fragola, dove si ottiene anche l'uva, il famoso vino, il fragolino. Io lo uso insieme al consumo delle castagne arrostite, per me è un ottimo connubio. Poi ritroviamo l'uva spina, quella che ovviamente io uso per i miei piatti, per fare la salsa di uva e accompagnarla con il petto di pollo grigliato al miele e limone, oppure con la classica bistecca, classica fettina, per dare un sapore in più alla classica fettina di carne fatta in padella, insomma. Poi ritroviamo quelle uve particolari, piccoline. E sono l'uva passa, l'uva sultanina. Il tipo uva sultanina, ho sentito dire, non mi sono documentata in verità, quindi prendete con le pinze quello che sto per dire. Comunque mi hanno detto che a quanto pare la lasciano seccare proprio nel grappolo, proprio con tutto il grappolo lì, e poi la vanno a sbrogliare dal suo stelo. L'uva per me ha sempre affascinato, e a parte perché secondo me si crea grazie all'uva la bevanda più antica del mondo, come l'acqua, cioè il vino. Infatti i romani, da quando gli etruschi hanno fatto conoscere questa bevanda, credetemi, ci sono dei fatti veramente divertenti dove gli etruschi fregavano i romani soltanto ubriacandoli, sono veramente molto molto divertenti questi fattucci. Va bene. Io ho finito qui, io vi do l'appuntamento al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto, spero che continuate ad iscrivervi, a condividere, a mettere like, a commentare. Fatemi sapere qual è il tipo di uva che vi piace e nulla, insomma, interagite con me. Io sono libera ad ogni vostra domanda, ogni vostra richiesta. Ci vediamo al prossimo video, ciao!